Andiamo a vedere Carlo Goldoni. Se è la prima volta che ascoltate i miei podcast, vi invito ad andare a sentire anche gli altri. Se volete, potete lasciare un commento, un like ed iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Carlo Goldoni, personalità contrapposta, costituita da un lato dal bisogno di pace e di stabilità e dall'altro dal desiderio di viaggiare e di conoscere. Nacque a Venezia il 25 febbraio del 1707. Il padre era medico affettuoso e inquieto. Questo carattere influenzerà anche Carlo. Seguì il padre a Perugia e poi a Rimini, iniziando gli studi di filosofia, però ne era terribilmente annoiato. Già dai primi anni, quindi della gioventù, era affascinato dal teatro. Decide quindi di fuggire da Rimini per seguire una compagnia di attori. Seguono momenti di grande instabilità in cui alterna vagabondaggio allo studio della filosofia e della giurisprudenza. A Genova entra in contatto con il capocomico del Teatro Veneziano di San Samuele e si trasferisce poi di nuovo stabilmente a Venezia. Comincia a comporre le prime opere teatrali e di nuovo alterna attività di scrittore a quella di giurista e vecchi studi intrapresi. Nel 1748 firma un contratto con Girolamo Medbach, impresario di un altro teatro veneziano, il Sant'Angelo, e da questo istante diventa a tutti gli effetti uno scrittore professionista, legando il suo lavoro al gusto del pubblico teatrale. Produce importanti opere, tra cui L'uomo prudente, La vedova scaltra, Il cavaliere e la dama, La buona moglie, La famiglia dell'antiquario e L'erede fortunata. Nasce poi un distacco dagli schemi della commedia dell'arte, modificando le abitudini degli attori e del pubblico, avviandosi verso la riforma del teatro di Goldoni, che conosciamo e che è nota ancora oggi. Abbiamo una situazione culturale molto vivace. Venezia ha ben 14 teatri e si contendono i migliori attori, le migliori commedie e il consenso del pubblico. Nascono polemiche fra uno scrittore e l'altro e Carlo Goldoni si troverà prima rivale di Pietro Chiari e poi di Carlo Gozzi. Successivamente si trasferì a Parigi, accogliendo la proposta di lavorare come autore teatrale. A Parigi sono ancora abituati a vedere il teatro italiano come la commedia dell'arte. E quindi il nuovo modo di fare teatro di Goldoni lascia gli spettatori confusi. L'autore quindi deve ricominciare a lottare per le sue idee e torna ad alternare il lavoro di scrittore con altri incarichi più remunerativi, come quello di insegnante di italiano presso la famiglia reale francese. Gli anni della Rivoluzione francese portano a un capovolgimento delle istituzioni. Carlo Goldoni perde un'insicurezza economica e muore in piena miseria nel 1793. Per quanto riguarda la riforma del teatro, dobbiamo dire che abbiamo uno scontro con i due modi di far teatro al suo tempo. Da un lato la commedia dell'arte, un teatro popolare che si avvicinava ai gusti del pubblico basso. Dall'altro invece un teatro aristocratico che trovava spazio solo in salotti privati, nelle accademie e nelle corti. Goldoni ripristina l'importanza del testo letterario a teatro contro l'improvvisazione propria della commedia dell'arte. Scrive testi integralmente e gli attori devono seguire un copione. Sono testi il cui linguaggio è rapido, schietto, non sono elevati aristocraticamente. Abolisce le maschere e predilige personaggi che abbiano delle caratterizzazioni psicologiche. Quindi, in questo caso, abbiamo un'importanza a una storia
che si è inserita anche in un contesto più sfaccettato. Per quanto riguarda la locandiera, Mirandolina, è proprietaria di una locanda a Firenze, ha un'innata abilità nel far innamorare gli uomini, che cadono tutti ai suoi piedi. Il cavaliere di Ripafratta la tratta con disprezzo, però, e la deride per la sua situazione sociale, facendo anche delle vere e proprie beffe degli altri spasimanti cotti della bella locandiera. Mirandolina è decisa a far capitolare ai suoi piedi anche il cavaliere e a dare una lezione al ricco nobile. Riesce nel suo intento e alla fine lo deride davanti a tutti. Conclude invece le nozze con Fabrizio, cameriere della locanda. Mirandolina è un condensato di astuzia e concretezza borghese, è sicura, padrona di sé e sa ottenere, grazie alla sua capacità di calcolo, tutto quello che desidera. Ecco quindi che abbiamo varie figure umane, situazioni comiche da esplorare e un grande serbatoio di idee da approfondire proprio con le opere teatrali di Carlo Goldoni. Per quanto riguarda questo podcast è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e vi invito a continuare a supportare i podcast.